Oh, eccola qua. Apriamo. Pacchettamento completo. Ta-da! Mi è arrivata finalmente carta Intesa San Paolo del conto per me Card Plus. E la voglio condividere con voi perché sotto i commenti di quest'altro video che ho fatto ormai qualche settimana fa ve ne avevo parlato. È da tempo che sto cercando una carta conto che mi possa durare nel lungo termine e con dei costi fissi zero. E finalmente l'ho trovata. Carta per me del conto Intesa San Paolo. Ora cerchiamo di analizzare insieme questa carta. Un vantaggio tra i più evidenti, quello del doppio circuito Visa e Pago Banco. Avere un doppio circuito Visa e Pago Banco, Matteo, è un grande privilegio per una carta. Perché in alcuni luoghi, come vi faccio un esempio, le crociere, viene richiesto o una carta di credito o una carta di debito con circuito Pago Banco. Ma molto spesso un giovane non si può permettere di pagare una carta di credito e quindi avendo una carta di debito con un circuito Pago Bancomat ci togliamo questo problema inutile e a noi ovviamente ci va bene. In fase di registrazione sul sito vi viene chiesto se volete aderire al circuito Visa oppure al circuito Mastercard, tutti e due dei circuiti validi di pagamento. Visa è quello più utilizzato e ho deciso semplicemente di scegliere quello. Tra Visa e Mastercard ormai non è che ci sia così tanta differenza, entrambi sono ottimi e validi circuiti di pagamento, a differenza del circuito maestro che avevo trovato nel conto selfie di Mediolanum. Circuito maestro mi ha dato qualche problemino nei pagamenti online e l'avevo già scritto anche nei commenti. Dobbiamo specificare che questo conto di per sé non è gratuito, ma ha un prezzo di canone costo fisso di 7 euro mensili per chi è over 35. L'offerta per gli under 35 che azzera il canone per adesso è presente perché ho controllato sul sito, ma spesso viene tolta e spesso viene rimessa, quindi vi dico di starci dietro. L'apertura del conto l'ho fatta totalmente online, è semplice e si fa in un attimo. Carichiamo i documenti, carta di credito, codice fiscale e basta, come per l'apertura di qualsiasi altro conto. E la carta viene spedita all'incirca in 2 settimane. I bonifici dalla carta, se siete under 35, sono gratuiti, come i prelievi alle banche Intesa San Paolo e anche alle banche affiliate, da quel che ho capito, ma non ne sono sicuro. E soprattutto la cosa per cui ve la consiglio di più, e tiro un sospiro di sollievo, l'app che è stabile. Infatti la carta per me è collegata a una app di home banking che, a differenza dell'altra carta, conto selfie, è molto stabile, attiva, rispondono, ho già chiamato l'assistenza. Non che l'assistenza del conto selfie non rispondesse, ma quell'app andava in crash ogni 3 minuti. Adesso ve ne lascio una scrollata qua, guardatela pure. Voglio dirvi qual è la migliore soltanto dopo averne avuto delle prove pratiche. Per adesso basatevi su quello che vi ho detto in questo video. Dopo la prova deciderò quale conto chiudere e quale conto lasciarmi per il futuro. Il migliore dei due sarà il mio conto base per il futuro, il mio conto stabile. Se siete interessati su come gestire i vostri conti correnti e come gestire il vostro risparmio, magari in futuro ne porterò un bel video qua sul canale. Per ora è tutto, arrivederci. Torno a studiare che tra un po' ho un esame.